oggi per il radio sul nostro canale. Oggi apriremo insieme l'album delle figurine dei gormiti della Panini. Wow, e chi ci aiuterà a fare questo unboxing? Io e quel pazzo di Sato. Ciao ragazzi, non è vero che io sono pazzo, tu sei pazzo. Io sono Xator e insieme a questo ciocchettone di Hydros faremo insieme l'unboxing dello starter pack del nuovo album dei Gormiti. E dentro l'album ci sono 5 pacchetti e ragazzi, non ci crederete mai, ma... Cosa? Abbiamo comprato altri 5 pacchetti! Quindi abbiamo 10? Abbiamo 10 pacchetti da aprire e 50 figurine. 50 figurine! Oddio, svengo! Oddio, svengo! Oddio, svengo! Hydros, non abbiamo detto una cosa importante. L'album lo trovate in edicola a soli 3,90€. All'interno potete trovare il fantastico poster con i personaggi ultra! Come noi! Perché noi siamo i Gormiti ultra! Sator, sei pronto per l'unboxing? Certo che sono pronto! E voi ragazzi, siete pronti per fare l'unboxing? Sì! Non vedo l'ora di vedere queste nuove figurine e allora... 1, 2, 3, spacchettiamo! Yuppie! Andiamo a rompere l'album, ragazzi! Andiamo ad aprirlo! Ma ragazzi, siete pronti per mettere l'album? Sato, tu sei pronto? Certo che sono pronto! Allora, ragazzi, scartacciamo! Togliamo questi gormiti. Qui! Ecco i nostri 5 pacchetti! Ragazzi, vi faccio vedere le figurine. Che bello il pacchetto, è bellissimo! Vero. Quanto costa il pacchetto, lo diciamo? Sì, il pacchetto costa 80 centesimi. Ok. Ragazzi, andiamo a vedere i poster. Eccolo il poster! Ma quanto è grosso! Non ci sta nemmeno nella telecamera, guarda! Diciamo dal popolo! Del fuoco! C'è tutti i gormiti ultra! Riff, poi c'è Ultra Lord Geryon, Ultra Saburo, Ultra Vulcan, Ultra Koga e Ultra... Guardate quanto l'hanno fatto male! Ultra... Guardate. Ma è bellissimo! Ma che dici? Gli hanno fatto lo stesso capellone di Koga! Vabbè, passiamo! Ultra Lord Dragon, Icor, Ultra Hydros, che sarei io! Ciao Hydros! Poi c'è Ultra Icalos, Ultra Kinos e Ultra Diagos. Ragazzi, vediamo quelli della roccia, Ultra Lord Titano e Crack. Poi qua c'è il mio mago Totora, che è la torre, il mio gormite preferito. Poi c'è Karak. Guardate quanto l'hanno fatto male, Pyrok. E Avok l'hanno fatto benissimo. Vediamo quelli del vento. Aeron, Ultra Lord Helios. Wow, che spettacolo! Ultra Hurricane, guardate che bello. Poi Ultra Orion e Ultra Typhon, che è bellissimo. Ultra Zephyr. Vediamo cosa c'è dietro, ragazzi. Tutti gli Ultra, guardate qui. Guardate. Vai, cominciamo da sopra. Allora c'è Lord la Mecha Torre. La Mecha Torre, ragazzi. Guardate qui il frammento dei Darkan, guardate. Eccolo! Ecco qui Lord Electrion. Qui c'è Nuclear. Questi sono i gormiti nuovi.
Sì, questo qui non lo conosciamo. Papà, come si chiama? Come Kinos. Si chiama? Kinos. Poi c'è Motak. Lo conosciamo a memoria. E poi Cosmo. Qui ci sono tutti i Lord personaggi. E qua ci stanno i guardiani. E dietro trovate qui tutte le hyperbeast. C'è Gorok, c'è Pyro, c'è Dryos, c'è Drago. Ragazzi, qui potete scrivere nome, popolo, elemento, gormita. E qui invece dobbiamo disegnare noi stessi. Quindi qua io dovrò disegnare me stesso. Sì, Gabriele della Roccia. Ragazzi, vediamo molto velocemente l'album e poi andiamo a spacchettare le figurine. L'isola di Gorm, l'Elestar, il popolo del fuoco, il popolo del ghiaccio. Popolo del ghiaccio, popolo della roccia, fortezza fiamma. Torre tempesta. Poi castello glaciale e la rocca macigno. Questa chi è? La torre? Dei Darkan. Popolo del vento, popolo dei Darkan. Poi qua ci stanno i braccialli degli elementi, i Lord, le Hyperbeast. Siete pronti per spacchettare le figurine? Sì, spacchettiamo! Andiamo! No! Il popolo del ghiaccio! I Lord, Achilos, il secondo pacchetto, i guardiani, altri guardiani, metà di Sator e questa qui. No! Ne abbiamo trovato una letterata! Guardate! E chi è? È Lord Voidus! Wow. No, ma non ci credo nemmeno adesso. Ho trovato un amico mio, Dorak. Poi abbiamo trovato questa. Un'altra! Un'altra glitter! Sono fatte proprio bene, che belle! Sì, ragazzi! Non vedo l'ora di attaccarle! Ragazzi, chissà se troviamo una metallica! No! Un'altra glitter! Questo è Pyron con Riff. Ne vedo già un'altra glitter, guardate qua. Un'altra del vento! No, secondo me si uniscono. Si uniscono? Sì! Sì, si uniscono! No, ragazzi, due glitter. Ragazzi, due di Eli. Una di Helios. Ce ne manca una e lo completiamo. Questa va qui. E questa va qui. Wow! Guardate questa qua, che bella, guardate! Ho tutti i guardiani ma senza bracciale. Oh, questi! Che cos'è? Un soldato di ghiaccio! Guardate, è di ghiaccio! Il core glitterato, che è fighissimo, lo provo a vedere. Queste qui sono Gorok e Pyron, la metà di Pyron. Ce ne mancano tre. L'altro bracciale, no, non ci credo, un altro! Quello del fuoco! Abbiamo completato Zephyr! Apriamone un'altra! Sì! Ragazzi, abbiamo fatto l'ultima! Abbiamo completato! Ragazzi, adesso l'ultimo banchetto, ragazzi. Se troviamo una metallica, sono troppo felice. Se non la troviamo proprio, allora dico: edicolante, mettete le figurine metalliche! Sì, che c'è! No, non ci credo. Abbiamo trovato la parte sotto di Pyron. Ragazzi, adesso andremo ad attaccare insieme tutte le figurine. Abbiamo trovato tutti gli Helios glitterati e li attacchiamo insieme. Ragazzi, se vi piacciono queste figurine, allora mettete un bel like. Ecco, attaccata benissimo. Wow! Ragazzi, questo qui è Lord Helios glitterato. Ragazzi, siamo stati troppo fortunati. Guardate, perché abbiamo trovato tutte e due le metà di Pyron. Guardate,
fammi questa. Guardate qua che bello. Ragazzi, questo qui è Byron con riff glitterato ed è stupendo. Nella stessa pagina abbiamo trovato questo Vrago, la metà di Vrago. Ah, dobbiamo dire ai nostri amici quante figurine sono per completare l'album. Vero! 196! 196, sono belle tante. Attacchiamo questo qui. Ragazzi, adesso al numero 55 attacchiamo Icor, glitterata! Anche questa è stupenda, ragazzi, veramente stupenda. Ehi, ma questo qui è del mio guardiano. Chi è questo? È il mio guardiano. Hai ragione, Nidros, è il tuo guardiano. Già. Ciao, Icor. Vabbè, pazzo. È pazzo. Ma come pazzo? Ma non so che è una figurina, le figurine non possono parlare. Nidros, sei un pazzo. Sotto di Lord Voidus. Ciao, Lord Voidus. Al tuo servizio. Ah, basta, basta. Attacchiamo le figurine, basta. Il popolo del vento è molto fortunato perché guardate qua. Zefirello è tutto intero. Andiamola ad attaccare. Ragazzi, attacchiamo la figurina. Questo qui è Zephyr e questa è la pagina del popolo del vento. Vieni ragazzi, invitami c'è qui, mi raccomando, mettete un bel like se vi è piaciuto un bel o un bel babolo se vi è piaciuto il video. Scrivete nei commenti quale figurina vi è piaciuta di più e cliccate qui per iscrivervi al canale e qui e non mettetevi altri video dei vostri giocattoli preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.